Teramo ha le sembianze di un quartiere dormitorio, è quanto sostiene il circolo di Teramo del Partito di Rifondazione Comunista, dopo aver raccolto il parere di alcuni giovani intervenuti ad un dibattito convocato proprio per avere dei suggerimenti da avanzare all'amministrazione comunale. Filippo Torretta, segretario del Partito di Rifondazione Comunista, cosa propongono i giovani del partito? Sì, noi abbiamo tenuto una serie di incontri, assemblee con i giovani nelle scorse settimane e nell'ultima in particolare sono emersi una serie di suggerimenti e di questioni che ci interessa portare all'attenzione dell'amministrazione comunale perché riteniamo siano assolutamente degne di essere trattate. Sono questioni importanti che tra l'altro evidenziano anche un certo senso di responsabilità da parte dei giovani e poi spiegherò meglio nel dettaglio. Innanzitutto è emersa in queste assemblee sono emerse una serie di questioni, dicevo in particolare il fatto che la città comunque è in qualche modo carente dal punto di vista di quella che è l'offerta appunto per una fascia specifica, che è quella giovanile, di iniziative di qualsiasi genere, sia di tipo a volte gratuito, ma che perché comunque bisogna anche tenere conto della situazione in cui versano diversi giovani e anche non gratuite, comunque situazioni che contribuirebbero anche ad evitare poi determinate scelte, determinati atteggiamenti, determinate situazioni chiaramente negative. Cioè questo per dire che bisogna coinvolgere comunque i giovani e coinvolgerli sempre di più nella vita sociale per evitare poi che comunque si assista ai fenomeni di disertificazione che ci sono oggi anche nella città di Teramo, in quelli che sono i rapporti sociali umani. Sono tutta una serie di aspetti che l'amministrazione sembra assolutamente trascurare e cito per ultimo la questione del parco fluviale che è sostanzialmente abbandonato a se stesso. Si nota l'incuria da parte della Teramo Ambiente, ma non solo nella cura, ma soprattutto anche in quello che è come potrebbe essere utilizzato il parco fluviale. Rifondazione Comunista chiede un confronto con l'amministrazione comunale per avanzare delle soluzioni relative alla crisi occupazionale che investe proprio il mondo giovanile. Sì, noi riteniamo importante sia fondamentale includere i giovani. L'impressione che abbiamo come Rifondazione Comunista a Teramo è non solo che i giovani, quello che dicevo prima, siano visti solo come un problema. Allora, bisogna offrire delle soluzioni perché i giovani abbiano la percezione di avere un futuro davanti a sé. È chiaro che non può essere solo l'amministrazione comunale a risolvere il problema dell'occupazione e né d'altra parte noi lo chiediamo, sarebbe ingiusto. Però e comunque viviamo in una situazione politica ben precisa dove c'è un governo comunale di destra, un governo regionale di destra e un governo nazionale di destra. Allora poi le soluzioni chiaramente non vanno poste solo sul piano locale, ma su un piano complessivo anche per quello che riguarda l'occupazione e in particolare la precarietà. Oggi assistiamo al dibattito all'interno della maggioranza in cui finalmente qualcuno ci dice che il posto fisso forse non era la dannazione che ci hanno voluto far credere negli ultimi anni. Posto fisso meno, bisogna offrire delle concrete possibilità occupazionali ai giovani, se no poi è chiaro che di fronte a un nulla che offre questa società le risposte poi sono quelle che portano a una repressione pure semplice, ma dalla quale poi non usciamo perché comunque è sostanzialmente un cane che si morde la coda e quindi ci avvitiamo all'interno di problemi sempre più gravi e sempre più difficili da risolvere.